Professor Lombardo, torna l'appuntamento principe della LILT, la settimana della prevenzione oncologica. Più che mai oggi, dopo 2 anni di pandemia, è importante fare prevenzione. Lei ha centrato con questa domanda il problema. Abbiamo osservato durante questo periodo di pandemia una riduzione delle attività di prevenzione su tutto il territorio nazionale. E questo ha comportato e comporterà soprattutto per il prossimo futuro un ritardo sulla diagnostica che a sua volta porterà alla impossibilità di curare in maniera preventiva i tumori. Si prevede che già ci sia un 30% di diagnosi tardive e quindi una riduzione importante nelle guarigioni. Questo è gravissimo sotto questo aspetto, che se si pensa che ogni anno ci sono 180.000 morti per tumore e che ogni giorno si ammalano di tumore 1.000 persone, significa che la quota che non guarirà aumenterà e il Servizio Sanitario Nazionale sarà sottoposto a uno stress ulteriore perché avrà necessità di più medici, più infermieri e più posti letto.